Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La bassa pressione che ha provocato la moderata instabilità di ieri, con piogge che, come visibile dalle immagini radar della Protezione Civile, hanno interessato la Calabria centrale anche sotto forma di rovescio temporale, sta lentamente allontanandosi dal nostro territorio in direzione Grecia, mentre il sud Italia sarà interessato da un richiamo di aria calda dal Maghreb che precede una nuova perturbazione atlantica, la quale investirà il nostro territorio da giovedì, condizionando negativamente forse anche il fine settimana. Ma di questo avremo modo di riparlare. Nel frattempo vediamo le previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime 48 ore. Oggi inizialmente nubi sparse con possibilità di deboli precipitazioni sul Marchesato. Dal pomeriggio rapido sviluppo di nubi comuniformi con precipitazioni a carattere temporalesco sui rilievi montuosi di Pollino, Mule e Sila, con possibili sconfinamenti nelle zone limitrofe, come la costa tirrenica cosentina, il Lametino, l'area urbana cosentina, l'area urbana catanzarese e occasionalmente il Vibonese. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio. Temperature in diminuzione le minime. Mercoledì tempo bello e temperature in aumento, a causa dei venti da sud, con valori che potranno anche raggiungere i 30 gradi nelle zone interne vallive. Qualche innocua nube media in più nella serata sulla provincia di Cosenza. Analizziamo ora lo stato di mare e venti. Oggi il terreno sarà poco mosso, mentre lo Ionio mosso, tranne il Golfo di Corigliano che sarà poco mosso. Venti dai quadranti occidentali deboli o più moderati su Tirreno, da nord deboli o moderati su Ionio. Domani mari generalmente poco mossi. Venti deboli direzione variabile sul Tirreno, dai quadranti meridionali moderati su Ionio. Ulteriori approfondimenti e notizie in tempo reale sull'evoluzione delle condizioni meteo potrete sempre trovarli sul nostro sito www.meteoincalabria.it e sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.